È con viva soddisfazione che voglio condividere con voi la notizia della prossima riapertura del pronto soccorso generalista del nostro ospedale. Lunedì 20 febbraio, infatti, entrerà in funzione il pronto soccorso generalista. Sono arrivati i medici che sono stati contrattualizzati e pertanto voglio esprimere soddisfazione e ringraziare in primis l'assessore Volo, che ha mostrato grande sensibilità ascoltandoci in sede di audizione il 14 dicembre scorso e negli incontri successivi che si sono tenuti con l'assessore alla salute del governo regionale, il commissario Zappia, che ha dato seguito alla richiesta di riapertura da parte dell'assessore, e tutti i protagonisti di questo importante risultato, vale a dire i parlamentari del territorio. In primis l'onorevole Carmelo Pace, vicepresidente della Commissione Salute, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvola, anche lei membro della Commissione Salute, già presidente della stessa, l'onorevole Savarino e gli altri parlamentari della provincia che si sono spesi per questa causa, insieme ai comitati civici locali che hanno fatto da sprone, chiedendo tavoli di confronto, facendo proposte concrete e fattive perché si ottenesse questo risultato, e i colleghi sindaci del comprensorio delle aree interne sicane insieme agli interi consigli comunali e ai rispettivi presidenti. Questa è a dimostrazione del fatto che quando si fa lavoro di squadra si lavora in sinergia, nell'esclusivo interesse delle nostre comunità, e i risultati arrivano. Le polemiche non servono a nulla, lasciano le cose per come sono, creano soltanto confusione. Il nostro impegno, il mio e quello degli altri protagonisti e attori che devono lavorare nell'interesse delle nostre collettività, è quello che si aggiungano a questo primo risultato altri risultati, cioè la piena rifunzionalizzazione del nostro ospedale e anche dell'ospedale di Sciacca per garantire un'offerta sanitaria di livello alle nostre comunità.